si crea una sorta di incomprensione di linguaggio. Se per esempio uno dice bianco, l'altro capisce nero. E questa non è solo per frasi di particolare importanza dove lo sforzo mentale è un po' più elevato, ma soprattutto anche le frasi di sapore infantile, quasi dei bambini. Vediamo un attimo. Amore, dove mi porti? Una sorpresa, amore. Uno, due, tre. Ma è bellissimo! Visto che panorama? Guarda, una stella cadente. Dai, è sempre che sei. Fatto. Però non te lo dico, altrimenti non si avvia. Amore, che bello questo posto. Dovremmo vederci più spesso. Tutte le volte che vuoi. Amore, che caro che sei. Dimmi qualcosa. Qualcosa? Ma no, dai, non rovinare questa sfida di una serata con le tue classiche battute. Ma perché io rovino le serate? Non ho detto questo. No, hai detto questo. Ho detto che non è il momento di fare una battuta. E quando sarebbe il momento? Quando diamo, per esempio. Ma se uno non fa la battuta, come fa a ridere? Anche questo è vero. Ma questo qui non è proprio il momento. Ma che momento è ma questo? Ma come che momento è? Siamo io e te al chiaro di luna. I gridi che cantano, le stelle cadenti. E tu cosa fai, amore? La battuta? Eh no! Va bene, allora ascolta. Dimmi qualcosa di romanticissimo. Ti dico una cosa romanticissima, ascolta, Allora, notte fatata. In questa notte splendente vorrei prendere un paio di stelle. Ma a me piacciono le tue. Scusa, dai. Dai, senti, non litighiamo. Ti ho sempre chiesto di dirmi qualcosa di romantico, qualcosa che ti faccia capire che sono l'unica cosa al mondo per te. L'unica? Perché non sono l'unica? Sì, certo, l'unica ed inimitabile. A parte la PlayStation, la Juve. La sagna forte. Imbecille! Dai, ma è normale che tu sia l'unica per me. E tu sei come sei, Sei? 12, da solo. Cazzo, questa cretino, sola? Sei la mia unica cicciottona. Che? Cosa hai detto? Quando? Adesso? Chi? Tu. Che sei fa 12. Dopo! Che sei l'unica? Dopo. Ho la memoria breve. Ah, sei la mia unica cicciottona. Vuol dire che sono grassa? Grassa. Sì, una palla. Ma che palla? Sì, io. Ma grassa. Cicciottone è un termine d'affetto. Ma metto un cazzo, sono grassa per te. No, amore, tu, allora, cicciottona è come dire, che ne so, bella patatona. Patatona? Neanche patatina, ma patatona! La patatona è più croccante. Ma che cosa devo croccare? Che sei un mostro! No, senti, allora, adesso ti dico una cosa romanticissima, ma tranquilla, adesso ti dico calma. Allora, stella stellina, sei così carina. Mi ti farei altre cose. No! Scusami, allora, se non è il senso dell'umorismo, mica è colpa mia. Adesso ti dico una cosa romanticissima, ti dico una cosa che bam, ti stendo la finiamo. Non ci riesci? Sì, ci riesco. No. Però se tu continui a parlare, io poi ti dico una cosa romantica, tu non mi ascolti e mi dici che non ti dico le cose romantiche, quindi silenzio, zitta, appunto, ok? Oh, adesso ti dico la cosa romantica. Adesso... Che? Adesso te la dico. Ma ti frego io. Faccio per il pino. C'hanno la frase dentro. Mica uno. Non vedi un po'. In tedesco. Ma vedi che cosa è più semplice? Era semplice anche prima, cambiava la forma. Ma cambiava da che?
oggi ti amo più di allora, oggi ti amo più di ieri, più dell'altro ieri, meno di domani l'altro, meno due, fratto per teorema di Pitagora, fattura elettronica, ma l'ho messo alla cartella. Ti capirai oggi, mi ami di meno, domani potresti amarmi di più, dopo domani, oddio. No, ma che stai, no, oggi ti amo più di ieri, ma, senti, ieri da male, oggi non so, vaffanculo e baci per un giro. Perché non sei stato chiamato?